MAD per me non è soltanto una scuola, ma è anche una famiglia. Mi chiamo Erika Moschetta, ho 21 anni e vengo da Spinazzola, un piccolo paesino in Puglia. Ho conosciuto MAD grazie ai social media. Sono andata a vedere un po' di loro lavori perché avevo già frequentato 3 anni di estetica e un master di trucco, però sapevo già di voler salire su a Milano e intraprendere la carriera da make-up artist professionale. Quindi sono venuta all'Open Day di novembre e da subito mi sono innamorata di questa scuola perché era il mio sogno. Vedevo che c'era la stessa emozione che provo io quando trucco, vedevo che c'era professionalità, vedevo che c'era un clima accogliente e che comunque era la cosa che più mi premeva. Ho continuato gli studi facendo il secondo livello, dopodiché ho pensato bene di fare anche il terzo livello, che per me era praticamente la cosa più importante, perché fare il terzo livello con hairstyle, che comunque nella nostra professione è molto importante, viene molto ricercato, e poi fare portfolio e quindi avere 5 giorni super pieni, davvero pienissimi, e affrontare giornate così come sono anche fuori di shooting con modelle professioniste con la quale devi parlare in inglese, con il team anche dell'Official, era veramente tanta roba. In questi 5 giorni ci dobbiamo rimboccare le maniche e iniziare a dare veramente tutto. Secondo me il terzo livello è stato il livello più bello, è stata l'esperienza più difficile, ma quella che mi ha dato più soddisfazioni personali, anche perché dopo che ci hanno dato comunque le foto ho visto ciò che hanno creato e mi è piaciuto davvero tanto. Sono diventata assistente beauty editor di Anna Maria Negri e ora lavoro assieme a lei. In più facciamo shooting, ho partecipato alla campagna di OVS Art for Italy, dove ho conosciuto anche gente importante, quindi celebrity come Emma Marrone o Ambra Angiolini. La splendida esperienza che ho vissuto io, auguro a tutti quanti di avere delle belle possibilità al di fuori, proprio perché MAD ti aiuta anche dopo i corsi, non ti abbandona mai e, come ho già detto, MAD non è solo una scuola, è anche una famiglia.